Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Dunque, oggi sono felicissima, felicissima perché questo video, l'avete già letto, è uno stress test di un prodotto di Urban Decay. Ma non è solo questo, questo è un video in collaborazione con un e-commerce che io amo tantissimo, da cui acquisto anch'io tantissimo perché ci sono tanti e tanti brand rinchiusi appunto in un solo e-commerce. È un e-commerce che comunque spesso fa delle promo abbastanza convenienti, quindi mi ci trovo anch'io a comprare. E quindi sono felicissima di dirvi che appunto questo video è in collaborazione con Lookfantastic. Prima di iniziare con questo video, quindi di andare a stressare questo prodotto di Urban Decay, prima che io lo dimentichi, giù in info box io vi lascio il link diretto al prodotto di cui stiamo parlando, un link dove potete trovare una lista infinita di prodotti scontabili con il mio codice sconto che vi scrivo qua, Anna Laura. E vi lascio anche appunto tutte le info. Se avete domande, se volete dei chiarimenti, anche ad esempio per la colorazione, volete vedere degli swatch di qualcosa, di qualsiasi cosa, o volete anche un consiglio per le colorazioni da acquistare, potete tranquillamente scrivermi sul mio profilo Instagram, che vi lascio giù comunque i link in descrizione e io vi risponderò il prima possibile. Dunque, andiamo a noi. Allora, il prodotto in questione l'avete già letto, è di Urban Decay, è lo Stay Naked Hydro Maniac. Questo prodotto promette 24 ore di glow e 24 ore di idratazione. Ho preso la colorazione 30 Light, c'era anche la 10, c'era anche la 20. L'andiamo a vedere insieme. Questo erogatore, che comunque sia mi piace tantissimo perché è parecchio igienico. La consistenza, la texture del fondo è abbastanza cremosina, vedete che non è liquida. La colorazione è anche abbastanza chiara. Io prendendo la 30 sinceramente credevo di prenderla leggermente più scuretta e quindi Urban Decay ci piace. Voi lo sapete, se mi seguite da un po' e avete già visto altre recensioni di fondotinta, sapete che dai, ce l'ho con quei brand che non pensano alle fantasmine come me o alle persone un po' più scure di me e quindi appunto non pensano a tutti gli incarnati, il che mi urta. Urban Decay mi sa che non fa così, quindi se già la 30 è abbastanza chiara, non oso immaginare la 10 com'è. Lo vado a mettere da una parte con il pennello, dall'altra parte con la sponge. Vediamo come si stende meglio. Dunque, no, il colore comunque va bene. Guardate, si uniforma benissimo col mio incarnato. Anzi, vi dirò di più che forse è anche un po' chiaro. Sapete? La copertura di questo prodotto dovrebbe essere media. E sì, vedo una media copertura in effetti. E mi piace già tanto. Come finish, già. Io mi sto guardando allo specchio comunque un po' più da vicino, ma anche in fotocamera. Cioè, il finish è molto naturale ed è glow, ha uniformato benissimo. Questa è l'applicazione con il pennello. Adesso dall'altro lato vado con la sponge, vado a mettere un altro po' di prodotto. Diciamo che con questo erogatore riuscite tranquillamente a dosarvi bene il prodotto, non si rischia di esagerare. Vedete? Lo vado a mettere con la sponge. Se mi seguite da un po' sapete anche che è il metodo che più preferisco. Da questo lato lo vedete anche un po' più luminoso perché comunque la sponge era bagnata naturalmente. Mi piace di più con la sponge rispetto che con il pennello, quindi vado a pressare anche con la sponge da questo lato. Quanto riguarda la coprenza, sì, è media. Ed è quella copertura che è perfetta per me, per quanto mi riguarda. Io non
non amo le coprenze troppo leggere perché se devo mettere qualcosa e poi non mi deve uniformare, ma anche no, perché comunque sì, ho tanti rossori e se non mi deve coprire nemmeno, comunque sia camuffare un minimo la macchia solare, cioè non ha senso per quanto mi riguarda, sul mio viso andare ad applicare roba. Io in questo momento non ho applicato nemmeno un primer e mi piace tantissimo. La base mi piace tantissimo. È bello, è molto 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 bello. Dunque, finisco la base, setto il tutto. O meglio, setto il tutto no, cioè nel senso io setto solamente le zone più grasse, ovvero netto il naso e la fronte e andando a mettere naturalmente il correttore, devo settare il contorno occhi, quindi lo lascio asciugare anche un paio di minuti e magari metto anche delle polveri così vi dico anche come si è comportato, se ha fatto delle chiazze, se mi dà dei problemi. Va bene? Allora, ho terminato la base, devo naturalmente toccare gli occhi, la bocca, eccetera. Ho utilizzato per terminare la base una cipria che conosco da tanto tempo, Terra Blush Illuminante, che io conosco e so come performano. Io vi posso dire che la Terra, soprattutto quando io lo sono andata a picchiettarla, è come se la, insomma, la base faccia aderire le polveri molto di più. Cioè, ho visto proprio questa terra che Fium scriveva che era una meraviglia. Sì, scrive benissimo questa terra qui, però, insomma, non allo stesso modo. Quindi già questa cosa è un pro, ecco. E non ho solamente picchiettato così, perché io in genere i prodotti in polvere prima li picchietto, poi vado a sfumarli. Quindi l'ho picchiettata e poi l'ho sfumata e anche sfumandola, insomma, la tinta, ecco, si è comportata benissimo, benissimo veramente. Idem per il blush lo applico così, quindi sono andata comunque a tirare e giù la base non si è rovinata, per cui insomma, per quanto mi riguarda, si comporta bene. Ora dobbiamo naturalmente valutare la durata. Ciò significa che tra un po' voi vedrete una clip sicuramente accelerata, senza alcun suono, senza che io parli, quindi io domani mattina mi metto qui, faccio la base davanti a voi, se la mia vita me lo permette, durante la giornata vi dirò appunto come si sta comportando, se magari non lo so, si sta avvicinando da qualche parte, insomma, si comporta male. Ve lo dirò subito, altrimenti poi vedrete le considerazioni finali a fine giornata, quindi la sera, quando, prima di andare a struccarmi. Oggi non mi sembra il caso di farla, più che altro perché già sono le 7:30, vi faccio vedere, sono già le 7:30, quindi non mi sembra il caso di testarlo per poche ore, lo voglio proprio testare per tutto il giorno. Ok, eccoci qua, questa è l'ultima clip che vedrete voi, quindi con le considerazioni finali. Allora, io l'ho applicata stamattina, avete visto la clip precedente. Considerate che prima avevo le lentine, le ho anche tolte a metà giornata perché vabbè, mi davano fastidio, poi ho avuto anche tanti imprevisti quest'oggi, una giornata proprio infernale, fa un caldo assurdo. E considerate anche che ho fatto una pellichella di mezz'ora, sì, ebbene sì, non ho proprio dormito, però mi sono un attimino stesa a letto e non ha trasferito. Allora, ho appoggiato la faccia da questo lato. Quindi infatti si vede che qua sembra tipo mancare un po' di prodotto, però io sul cuscino quando mi sono alzata non ho notato nulla. Allora, sarò sincera, appena applicato il prodotto è super luminoso e bellissimo, cioè super glow, idratante, eccetera. Oggi, dopo un tot di ore, però sembra come se il prodotto venga assorbito dalla pelle come se fosse una crema, quindi non resta in superficie. Però, come potete vedere, io ho ancora la base,
uniforme, nel senso non ho tipo zone più rosse dove si vedono chiazze, a parte qui c'è una leggera tipo chiazza più chiara. Non so se si riesce a vedere in fotocamera. E considerate anche che oggi ho lacrimato. Io ogni volta che faccio uno stress test in automatico ho problemi con gli occhi e lacrimo, ho mal di testa, comunque mi succede sempre qualcosa. E infatti ho lacrimato tantissimo da questo lato e si vede che il correttore praticamente se n'è andato quasi del tutto. Considerando anche il fatto appunto che mi sono riposata mezz'oretta e quindi ho fatto quella pennichella, vedete anche qui un po' il mascara, appunto, cioè non vedete una bella faccia, però considerando il fatto appunto che è stata una giornata assurda, che fa caldissimo, non so quanti gradi ci sono quest'oggi, ma parecchi, ve lo posso garantire, e io questo prodotto lo promuovo. Secondo me è ottimo sia d'estate che d'inverno, proprio perché è così idratante. Sicuramente è ottimo appunto nei periodi in cui abbiamo la pelle un po' più segnata, che tira magari leggermente un po' di più, ecco, per dare quel glow, ecco, secondo me è il top. Secondo me sì, è un bellissimo prodotto. Certo, ve lo ribadisco, l'ho provato solamente 2 volte, però avete visto, l'ho applicato stamattina, cioè sono le, adesso vi dico, però veramente non ce la fo più, le 8:30 quasi di sera, e sono passate parecchie ore da quando l'ho applicato. Per quello che ho fatto, credetemi che ho camminato anche sotto il sole, intorno alle 5 stavo crepando, infatti quando sono ritornata, cioè il cane era con la lingua insomma quasi per terra e io ero mezza morta, niente, quindi io non vedo l'ora appunto di struccarmi perché sono anche appiccicosa, quindi tranne che la faccia è super asciutta, non lo so, però il corpo lo sento super appiccicoso, quindi non vedo l'ora appunto di struccarmi, anche perché mi sento gli occhi un po' appiccicaticci, entrambi sinceramente, e non ho provato niente di nuovo sul contorno occhi, cioè a parte il fondotinta che comunque sia nel contorno occhi non l'ho messo. Ad un certo punto dopo pranzo praticamente ho dovuto togliere le lentine e niente, perché appunto stavo lacrimando tantissimo. Ah, volevo anche dirvi un'altra cosa, che ho oltre appunto alla macchia qui sul naso, non so se si riesce a vedere qua e qua, ci sono due segnetti che io vedo comunque, perché ho messo gli occhiali da vista. Per circa mezz'oretta, mentre stavo editando dei piccoli video, ecco, ho messo gli occhiali da vista e come potete vedere, insomma, non si è rovinato nemmeno tipo sul naso. Non ho indossato oggi la mascherina, quindi con la mascherina non lo so sinceramente com'è, perché ho solamente girato insomma all'esterno, ecco, quindi non ho messo la mascherina. Però, considerando che comunque ho appoggiato gli occhiali, insomma, ho lacrimato tantissimo, ho lacrimato proprio a piangere, anche da questo lato, però di più di qua, e non si è spostato tantissimo, cioè come potete vedere di qua è più intenso rispetto a qui, però considerate anche il fatto che appunto mi sono appoggiata da questo lato, quindi un po', ovviamente penso di prodotto, l'ho strofinato e insomma. È andato. Giusto per concludere il video, vi ricordo il codice sconto Anna Laura, che vi scrivo anche qui, vi lascio il link giù in info box. Se vi fa piacere, se volete sostenermi, insomma, cliccate sul link se volete acquistare qualcosa e utilizzate il mio codice sconto. E nulla, io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto. Vi invito ad iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Non so se il prossimo video che vedrete sarà sempre a tema Look Fantastic, perché comunque aspetto altri prodotti, quindi dei prodotti con cui volevo fare appunto una full face. E spero sinceramente che questo video vi sia stato utile. Io vi mando un grande bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!